Natura incontaminata, storia, benessere, tutte cose che può offrire al viaggiatore questa stupenda zona del Lazio. Ma ora eccomi pronto a mantenere la promessa fatta a Christian. Siamo nella pineta adiacente Calcariola. Questa è un'altra zona dove si può ritrovare la pace con se stessi, in questo paesaggio montano mozzafiato. Purtroppo il giro nel bosco è durato veramente poco. Siamo letteralmente stati cacciati via da tafani, insetti terribili, che in queste ore calde sono super aggressivi. Quindi scendiamo in paese, dove ci aspettano i nonni di mia moglie Valentina, per un pranzo da leccarsi i baffi. Gnocco tipico, Angeli. Questo è gnocco proprio veramente tipico. Questo è proprio casareccio. Questa è una ricetta facilissima. Chilo di patate, mezzo chilo di farina, un uovo, sale, impasti, arrivi i gnocchi. Capito? Semplice, semplice. Ma che maestria, oh! Ancora queste cose non fa più nessuno ormai, chi fa più a mano? Non so ancora sti paesetti, mamma. Guarda che patate a Calcariola quando piove! Nonna Angela è una cuoca eccezionale, ma anche Bruno fa la sua parte. Lui è il vero amante della campagna. Questa è la sua piccola cantina, una piccola produzione per la famiglia. E vi assicuro che il suo è un vino buonissimo e veramente genuino. Ci siamo quasi. Una scolata di gnocchi, aggiunta di un bel sughetto, profumatissimo, fatto rigorosamente con pomodori freschi dell'orto. Parmigiano come se piovesse, un bel bicchiere di vino di nonno Bruno e che dire, buon appetito! Ed ecco che come un intramontabile testimone del passato, il castello dei Camponeschi continua a dominare dall'alto il paese. In passato era un villaggio fortificato che, con la sua imponenza, difendeva la popolazione dalle incursioni dei nemici. A quanto pare, data la sua posizione strategica, fungeva anche da avamposto militare per difendere i territori di città ducale. Infatti, la sua costruzione e la conseguente nascita di Calcariola vengono attribuite alla volontà di Roberto d'Angiò, duca di Calabria, che intorno all'anno 1300 diede inizio al progetto, spiegando le insegne reali anche sul paese. Oggi il castello, dopo una grande opera di restauro, è tornato in vita e al suo interno sono stati realizzati numerosi appartamenti. In questo modo il paese è riuscito a recuperare il suo monumento principale, che oggi è il simbolo di Calcariola. Da qui si possono ammirare meravigliosi panorami e si può apprezzare la maestosità del Monteggiano, che sovrasta indomito la valle del Velino. L'unica parte visitabile del castello è il piccolo piazzale interno e i vicoli adiacenti, dato che per accedere alle altre aree del castello bisogna entrare negli appartamenti privati degli inquilini, i quali mi hanno gentilmente aperto le porte di casa per girare queste immagini.
chiunque venga a visitare questa porzione del Lazio non deve farsi sfuggire l'occasione di fare una breve escursione a Calcariola per visitare il suo castello, testimone intramontabile della storia di questo caratteristico paese.